Hola a todos vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, quest'oggi siamo qui con due fruttosi, ragazzi. Ebbene sì, due fruttosi, perché come dice il saggio, mangia un po' di frutta che il male non ti sfrutta. Che cazzo di proverbio è? Questi liquidi made in USA sono dei liquidi 80-20 100 ml old vecchio formato. Partirei subito, ragazzi, alla sniffata. Qua sa veramente tanto di pigna colada, mamma mia, e non sembrano neanche troppo chimici come liquidi, vediamo un po'. Sono belli trasparenti, quindi non dovrebbero sporcare tanto la resistenza. Ragazzi, devo dirvi la verità, all'assaggio sa molto di pigna colada, quindi non c'è una prevalenza, almeno all'assaggio, di uno dei due aromi in particolare, quindi o di cocco o di ananas. Sembrano molto ben agglomerati. Raga, interessante. Perché dico interessante? Per il semplice motivo che il liquido in questione non è neanche troppo dolce, nonostante siano due aromi dolcissimi come il cocco e l'ananas. Rimangono molto ben agglomerati, quindi ricorda tantissimo la pigna colada. Se dovessi dargli un voto per la fedeltà, ecco, di riproduzione a una pigna colada, gli darei un 9, è veramente molto fedele. Manca forse un po' la nota alcolica per ricordare la pigna colada, però come frutta, ragazzi, ci siamo. La frutta è molto 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 simile a quella della pigna colada. Non è affatto chimica e ricorda entrambi i frutti, quindi sia l'aroma del cocco che l'aroma dell'ananas, ricordano veramente un frutto realistico e quindi non è frutta riprodotta chimicamente. Sembra quasi un estratto di frutta, molto buono. Ragazzi, se state cercando dunque un liquido alla pigna colada che sia molto realistico, cercate il Tropicalada by Hype City Vapors e sono veramente molto simili. Sono liquidi praticamente trasparenti e sono 100 ml già pronti, quindi mi raccomando, dovete ben capire se vi piace questo gusto, perché sennò buttate via 100 ml. Detto questo, il liquido appunto è molto all day. Come valutazione gli do un 8 personalmente, perché è perfetto per l'estate. Vi lascia quel dolce in bocca, ma c'è anche quel punto, forse l'ananas leggermente amarognolo, che va a equilibrare perfettamente la dolcezza del cocco. Essendo 80-20, ragazzi, consiglio mio è quello di utilizzarlo solo ed esclusivamente su RDA o tank da polmone, perché sennò 80-20 bruciate resistenza a nastro sulle pod. Rieccomi tornato, ragazzi. Allora, siamo qui con il Peach Party e vediamo un po'. Sono curioso. È molto dolce. Sa molto di pesca. Forse troppo dolce. Vediamo un po'. Allora, questo per me non è molto all day, almeno questa è la mia valutazione, perché è troppo dolce. Già a me la pesca non fa impazzire, però vi dico la verità, se state cercando un prodotto alla pesca, questo non è malvagio. A me risulta nettamente troppo dolce, perché c'è una nota che non riesce a equilibrare il liquido, quindi sentite principalmente ed esclusivamente pesca. Si sa che la pesca è dolce e di conseguenza il liquido è molto, forse troppo dolce. Io mi sono già stufato di svaparlo. Ma ripeto, perché a me non fa impazzire la pesca. Provatelo prima di acquistarlo, questo se potete. Se c'è qualche negozio da voi che ce l'ha, provate il Peach Party, perché è una pesca molto dolce. Devo dire, non è chimicosa, non sentite le note chimiche, ma sembra proprio pesca. Personalmente gli do un 5, perché a me la pesca non piace e secondo me questo non è un all day, perché è troppo 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 dolce e stomachevole.
Però ragazzi, non è malvagio come liquido. Provatelo se siete amanti della pesca, provate il Peach Park. E ragazzi, chiudiamo qui il video. Allora, abbiamo parlato di due liquidi, Hype City Vapor. Abbiamo parlato del Tropicalada, un'unione tra ananas e cocco senza note alcoliche, ma ricorda molto la piña colada. E dall'altra parte abbiamo parlato del Peach Party, un liquido alla pesca un po' troppo dolce. E quindi ragazzi, che altro dire che dal mio angolo dello svap è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi... buona giornata a tutti, ciao ragazzi!